Il TG Wine è presentato da Caffè Portofino. Bentrovati a questa nuova edizione del TG Wine News ed eventi dal mondo del vino. Si è svolta a Roma, a Palazzo Valentini, la premiazione della 30ª edizione del concorso mondiale de Bruxelles. L'Italia ha partecipato con 1950 etichette, portando a casa 365 medaglie. La Toscana è la regione più premiata. 9 le gran menzioni per il nostro paese, di cui 2 sono andate a Lazio, al Satrico di Casale del Giglio e ai Quattro Mori di Castel De Paulis. E spostiamoci in Abruzzo, dove è nata l'etichetta Trabocco, lo spumante d'Abruzzo DOC prodotto con metodo Charmat da vitigni autoctoni. I vitigni ammessi sono il Montepulciano, il Pecorino, la Passerina, il Montonico ed il Trebbiano. E sono proprio alla ribalta le bollicine abruzzesi, proprio su le bollicine abruzzesi si terrà anche la nostra masterclass all'interno di Tour di Vino a Colonnella il 2 luglio alle 20:30. Continuiamo con il nostro TG, passiamo alla cronaca. In 5 a processo per il falso Tignanello. Era invece Barbera il vino all'interno delle oltre 60.000 bottiglie vendute in Svizzera per un guadagno illecito di 1,5 milioni di franchi. Per la procuratrice siamo in presenza di un vino contraffatto, ma almeno buono. E siamo giunti ora al momento del nostro partner Wine Go Shop, l'eccellenza dei sapori a portata di clic. E facciamo entrare in studio il sommelier di Wine Go Shop, Roberto Colaluca. Ben trovato Roberto! Ben trovata Serena e ben trovati i nostri followers. Buongiorno a tutti, buonasera a tutti. Oggi sei itinerante, vedo, eh? Oggi sono in giro per cantine, quindi... diciamo che la facciamo così il TG, dai, non è un problema, anzi siamo sempre operativi ed è quella la bellezza del nostro lavoro, quindi benvenga, benvenga. Allora, ricordiamo subito ai nostri followers il numero del loro personal sommelier, numero gratuito 380-1875-585, a cui risponde l'altro sommelier di Wine Go Shop, Ettore Aini. Con te invece... finalmente è arrivata l'estate, so che hai scelto un vino comunque estivo. Assolutamente, diciamo che il caldo questi giorni si sta facendo sentire e quindi siamo tutti molto entusiasti, siamo entrati appunto nella stagione estiva, nel vero senso della parola, e ce ne andiamo sulle pendici dell'Etna a scoprire un bellissimo Etna Rosato DOC. Ok, la bottiglia eccola qui. Così almeno i nostri... Costanzo, palmetto Costanzo, assolutamente. Così potete vederla anche nella sua bellezza, e che è molto bella anche l'etichetta che rappresenta appunto il vulcano dell'Etna ed è molto carina e molto interessante. E poi adesso vi do qualche notiziola su questo vino. Innanzitutto un bel rosato, devo dire che in Italia si stanno riscoprendo molto questi rosati, che prima non erano visti molto bene, ma adesso noi sappiamo benissimo, vero Serena, che i rosati stanno andando... Essendo io giudice della guida rosa rosati, lo sento, ma sono proprio una fan dei vini rosa, quindi... ma stanno riscuotendo veramente tanto successo, io ne sento anche tra amici, anche nelle varie occasioni in cui mi ritrovo a parlare di vino, si stanno scoprendo veramente tanto e sono molto contento perché a me sono sempre piaciuti, però era un po' una cosa di nicchia, diciamo, un po' particolare, invece si stanno scoprendo molto bene. Parliamo di questo vino, appunto ci troviamo sulle pendici dell'Etna e parliamo di un Nerello Mascalese al 100% vinificato in rosato, quindi con contatto breve delle bucce. Un vino di una grande acidità, una grande freschezza, quindi benissimo per l'estate, profumi importanti di erbe selvatiche, di violette, è un vino interessante anche al naso, quindi diciamo ti riempie il naso, la bocca, è un vino molto completo, molto complesso, fa un affinamento di 4 mesi in acciaio e ulteriori 2 in bottiglia. Quindi comunque è fresco, non ha una grande pesantezza, è molto beverino, si lascia bere molto bene
E che vogliamo dire? Per l'abbinamento, cosa particolare dell'Enerlo Mascalese, hanno l'allevamento ad alberello, perché sappiamo che in Sicilia, in queste parti un po' più calde, hanno la cultura appunto di allevare la vigna ad alberello per mantenere bassa la vigna e quindi far sì che l'umidità non si disperda, come può succedere sulle vigne un po' più alte. Quindi questa è una particolarità un po' del territorio. E come abbinamento io vi direi in generale con il pesce dappertutto, primo, secondo, è un vino da tutto pasto. Io mi soffermerei, perché a me piace molto, una bella tartare di tonno fresco, così con un po' di lime o di mandarini se ce ne sono, ma in questo periodo è molto difficile, però ci sta molto bene perché è dolce. O altrimenti un tonno, un filetto di tonno appena scottato, ricoperto in crosta di pistacchio. È favoloso, quindi vabbè, era Perfetto, una comunque piccola cosa, l'ho tonno. provato e quindi mi è piaciuto e volevo condividerlo con voi. Bene, comunque tonno perché siamo in Sicilia, quindi. Assolutamente sì. Bene, allora Roberto, grazie. Ti lasciamo ai tuoi giri tra le cantine e noi ci vediamo come sempre giovedì prossimo. Ciao. Assolutamente, ciao, buona giornata a tutti. Riapriamo ora la pagina degli appuntamenti. Iniziamo con sabato 24 giugno a Castiglione della Pescaia, rosato di sera, degustazione dei vini rosati di Maremma, ovviamente con la partecipazione dell'associazione Rose Maris. 23 e 25 giugno a Velletri in provincia di Roma, tutti giù in cantina, Festival Internazionale della Cultura del Vino. 24 e 25 giugno torniamo in Toscana, a Forte dei Marmi per vino VIP al Forte. 26 giugno a Roma, Oltrepò Wine Experience, tutte le espressioni delle denominazioni dell'Oltrepò Pavese a Palazzo Brancaccio. Giovedì 6 luglio, Castello di Vino al Castello Ducale di Monte San Giovanni Campano, più di 30 aziende selezionate da Attiwine Consulenze. E finiamo con la nostra manifestazione, quella di Decanter, 30 giugno, 1-2 luglio, tour di vino a Colonnella in provincia di Teramo, oltre 150 vini in degustazione per le vie del centro storico di Colonnella. E proprio con tour di vino vi salutiamo, mi raccomando, un like e una condivisione. Noi ci vediamo giovedì prossimo. Cheers!